Ciao amici del canale, bentornati nel nostro canale. Allora, stasera parliamo di aerei, in particolare di scie chimiche. Sento molto in giro sul web di queste famose scie chimiche che cambiano il clima, che addirittura sono nocive per noi esseri umani. Ma davvero c'è tutto questo sotto? Davvero ci stanno avvelenando? Io voglio far chiarezza, voglio vedere alcuni filmati e ho anche una testimonianza di un pilota. In realtà ne sono due di piloti. Uno che smentisce tutto e un altro che ammette tutto. Bene, non ci resta che guardare il filmato per capire insieme. Vai! Allora, partiamo con i primi due filmati. Guardate questi due aerei cosa stanno rilasciando nel cielo. Questo qui sulla mia testa, io non ho capito che cos'è quel muro, un muro di fumo. Io non lo so, si sarà ghiacciato scendendo, chi lo sa, o ha rilasciato del carburante, si sarà congelato scendendo, chi lo sa. Ma guardate quest'altro, è impressionante, questo sulla mia fianco sulla destra. Che cos'è quella roba lì? Non credo possa essere condensa, la condensa possibile che lascia quella enorme scia di fumo. Magari sì, può essere, ma guardate com'è lunga, è incredibile, chi lo sa. Guardate quest'altro, guardate qua, cioè io non riesco a capire qua quanti motori ha questo aereo. Ecco, lì ci dovrebbero essere i motori, giusto? I quattro motori. Beh, al centro, che da dove esce quella roba lì? Cioè, voglio capire com'è possibile che esce tutto quel fumo, dai, chiamiamolo così, fumo. Ecco, questo è l'aereo, vedete i motori? Ce ne sono ben quattro, se non erro, ce ne sono quattro motori. Ma poi, come per magia, pam, stop, non esce più condensa. Com'è possibile? C'è qualcuno che me lo spiega? Sono molto ignorante. Cioè, datemi una spiegazione. Cioè, l'aereo non è che si è teletrasportato a quota 1000 in un secondo, che lì non fa, non c'è quell'aria gelida, come dicono, perché poi automaticamente quando un aereo lascia quella scia è perché rilascia aria calda dai motori e si fa quella condensa. Guardate qua in testa a me cosa sta scendendo da questo aereo. Guardate lì. Ora guardate quest'altro, sempre sulla mia testa, questo qui, eccolo. Questo qui è stato smentito su Facebook perché dicono che questa è, hanno detto che era scie chimiche, questo aereo rilasciava, ma hanno smentito dicendo che è acqua, che servono per spegnere, ecco, guardate come infatti si vede da quel tubo di scarico. Guardate quest'altro qua, sempre vicino a me, sulla mia testa, e quest'altro a fianco, guardate voi stessi cosa è, com'è possibile che queste. Ma io pure, sapete la cosa che veramente mi fa, cioè, io sono anni e anni e anni che gli aerei rilasciano questa roba. Ascoltate questo signore, questo stesso aereo, uno lascia una scia normale di condensa e questo qua invece lascia merda. E poi ci dicono di comprare l'auto elettrica perché non dobbiamo più inquinare. Questo è il primo pilota. Ciao, rispondo alla domanda tutto. Qui sopra. Ascoltate. Le strisce, che molti chiamano scie chimiche, ma non è assolutamente vero, si formano per lo stesso motivo per cui a noi esseri umani d'inverno con il freddo si forma il fumo respirando dalla bocca. Quindi il motore che lascia fuori in quota sia anidride carbonica che molta acqua, essendo calda dal motore, esce fuori a temperature di anche meno 60 gradi, quindi si forma la condensa, a volte addirittura si ghiaccia.
Poi dipende dalla quantità di umidità: più è umida, più la striscia è lunga; meno è umida, più la striscia è corta. Quindi il motivo è assolutamente questo. Ciao, al prossimo video. Avete sentito anche voi? Oh, condensa, meno 60 gradi. Tanto, con le parole siamo bravi tutti a dire le cose, però dobbiamo vedere se è reale quello che dice. Non voglio assolutamente fare il complottista, spero con tutto il cuore che davvero dica la verità. Poi, non credo assolutamente che... Raga, ma parliamoci chiaro, dai. Ma secondo voi questo pilota poteva mai dirci la verità? Impossibile. Se no lo licenziano, perde, cioè, non pensa che è così fesso da dirci veramente cosa sia. Oppure ha detto la santa verità e noi ci fissiamo con queste scie chimiche e tutta sta roba qua. Fatto sta che noi questa, la verità, non la sapremo mai. Ora ascoltate il pilota che dice tutto sulle scie chimiche. Non vi garantisco la veridicità di questo, l'ho oscurato un po' perché non voglio, perché dice cose pesanti. Ascoltate. Mi chiamo Stefano Angelli e sono un pilota di aerei di linea. Lavoro per un'importante compagnia aerea europea. Faccio questo video per denunciare una cosa gravissima che sta accadendo nei nostri cieli. Purtroppo noi piloti siamo complici di questo scempio da diversi mesi, ma non possiamo parlarne, altrimenti veniamo licenziati e ci rovinano la carriera. Vi prego di condividere questo video prima che sia troppo tardi, perché di sicuro nessun TG ne parlerà e di sicuro verrà censurato anche questo video. È in atto proprio in questi mesi un piano di conversione climatica al fine di annientare il microclima locale delle singole regioni e dei singoli stati, soprattutto l'Italia. Questo per distruggere i piccoli agricoltori, i piccoli allevatori e le piccole e medie imprese ed arricchire così le grandi banche e le multinazionali. Ma come fanno, direte voi? È molto semplice. All'interno del serbatoio di ogni singolo aereo, di ogni singolo volo, viene aggiunta una percentuale di idrocarburi specifici catalogati con la sigla SHM. Gli idrocarburi SHM con la combustione sprigionano molecole di monossido idrogenato. Il monossido idrogenato nell'aria può alzare o abbassare la temperatura di diversi gradi centigradi. In questo modo possono controllare il clima europeo e italiano. Vi prego di credermi, di condividere questo video. Il cambiamento climatico è reale. Avete sentito cosa ha detto? Parole pesanti. Io sinceramente non voglio crederci perché un vero pilota che lavora con una compagnia, non credo abbia il coraggio di dire una cosa simile, poi a viso scoperto così. Io il video l'ho oscurato perché ovviamente mi dissocio da quello che ha detto perché io assolutamente non lo so. Quello che buttano nel cielo, sinceramente. Potrei dire la mia, ma è una parola come tante, come tutti, ognuno dice la sua, uno dice che è vero, uno dice che non è vero, è questo, è quello, quindi qua si fa solo confusione. Perciò io sto a quello che vedo, quello che sento, io non mi invento le cose, non voglio essere un inventore. Io mi piace credere in quello che vedo con gli occhi. Ok, guardate un po' quest'altro pezzettino di filmato, guardate un po', ascoltate, ascoltate. Le scie chimiche, però, al contrario delle normali scie di condensa, sono persistenti. Vengono rilasciate a quote diverse, spesso al di sotto dei canonici 8000 metri, e tendono ad allargarsi rimanendo osservabili per molte ore. Se poi osservate interruzioni o sbuffi nella scia, è un chiaro segnale di erogazione artificiale, come negli impianti fumogeni visti prima. Per lo stesso motivo, se sopra un aereo che rilascia una scia vi capita di osservarne un altro che invece non lo fa, è chiaro che la scia emessa dall'aereo più basso è di natura artificiale. Più in alto si va, infatti, più la temperatura è fredda e quindi le scie sono più probabili. Osservando queste attività, noterete che le scie vengono formate da un anomalo e intenso traffico aereo, che creando incroci e reticoli geometrici, arriva a ottenere una copertura lattiginosa del cielo.
Gli aerei utilizzati in queste operazioni appartengono per la maggior parte a due modelli di aviocisterne militari di produzione americana, i Boeing KC-10 e i KC-135. Generalmente questi aerei appaiono di colore bianco e non portano particolari livree o coccarde identificative. Beh, questo qui è quello che ho fatto io pochi giorni fa, una settimana fa all'incirca. Guardate un po' cosa ho filmato nel cielo. Guardate attentamente questo video. Guardate cosa ho visto, ho notato. Guardate quella linea nera. Adesso io zoomerò. Ecco, e lì c'è un aereo che percorre quella linea nera. Mo' io, ditemi a me, quella linea nera, che cos'è? Non si sa. Boh. Beh, il video è terminato. Avete sentito entrambi i piloti cosa hanno detto? Uno smentisce, uno conferma. Chi lo sa? Chi ha ragione dei due? Vabbè. Voi ovviamente gli occhi ce l'avete, avete visto i filmati, cosa esce da quegli aerei, quindi non si sa, non lo sapremo mai tanto alla fine di cosa di reale c'è sotto. Fatto sta che ci sono tante persone arrabbiate su queste famose scie chimiche. Avete visto anche il mio video che ho fatto io poche settimane fa. Beh, che dire, io vi ringrazio tutti come sempre per i commenti che mi date, che mi fate, davvero grazie, grazie, grazie ragazzi, non sapete che carica e forza che mi date, vi voglio veramente un mondo di bene. Ci vediamo la prossima settimana. Ah, a proposito, mi avete chiesto nei commenti del video scorso riguardo alle cose strane che succedono sul web, mi avete chiesto di fare un altro video, beh, io ve lo farò, ovviamente, datemi il tempo di fare una raccolta filmati, ok? E poi metteremo su un altro video, faremo la parte seconda, inventiamoci qualcosa. Ok, dai, ci vediamo la prossima settimana con un altro nuovo video. Ciao!